Immagina il nostro pianeta da lontano. Ora guarda più da vicino. Di più. Esatto, così. Vedi quell'enorme massa in movimento? Avvicinati un altro po'. Sono persone, milioni se non miliardi. Tutti uomini. E sembrano tutti riuniti di fronte a qualcosa. Sembra lo stiano venerando. Avviciniamoci ancora. È un trono e sopra c'è una donna. Tutto è iniziato circa un secolo e mezzo fa. Non nascevano più femmine. Tutti i neonati erano maschietti. Un piccolo angioletto perfettamente sano. In un primo momento nessuno ci faceva caso. Sai, in alcune culture è considerato un segno della buona sorte. Le famiglie avevano eredi forti e sani e tutto andava bene. Ma poi, dopo un po', hanno iniziato ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava e questo era particolarmente evidente nelle comunità più piccole, dove nascevano meno bambini rispetto alle città e dove tutti si conoscevano. Un maschio qui, un maschio lì, niente femminucce in vista. Passati 10 anni, c'erano centinaia e migliaia di ragazzi che stavano per divenire adolescenti, ma di ragazze neanche l'ombra. Nelle scuole, naturalmente, ragazze ce n'erano, di età dagli 11 in su, quindi non ci si preoccupava chissà quanto per la demografia. Dopotutto, un solo anno non avrebbe fatto molta differenza quando i bambini sarebbero cresciuti. Sai come va nelle relazioni. Comunque, era ancora troppo presto per parlarne. Gli asili hanno avuto più problemi, però. Semplicemente non c'erano ragazze, sembravano collegi maschili più che altro. E quei ragazzini non sapevano nemmeno cosa fosse una ragazza, perché non ne avevano mai vista una durante la loro breve vita. Gli insegnanti non riuscivano bene a capire, ma non potevano fare nulla. Era la natura, dopo tutto. Passavano gli anni e tutti gli alunni erano ormai diventati giovani adulti. Molti di loro avevano già avuto delle storie o si erano persino sposati con compagne di scuola. Altri sono rimasti single e così via. La vita sembrava più o meno normale. Ma non per le scuole che in quel momento stavano vivendo la stessa situazione che gli asili avevano avuto in precedenza e ancora non riuscivano a risolverla. Non esisteva nemmeno un gruppo misto di studenti, da nessuna parte, nessuna classe. Solo maschi. Le uniche donne erano le insegnanti. La TV, la radio e internet hanno iniziato a mettere in luce il problema e ben presto divenne evidente che succedeva lo stesso in tutto il mondo. Nessuno dava alla luce femmine da anni. La comunità scientifica era in fermento e le migliori menti di tutti i campi della conoscenza hanno iniziato a pensare a un modo per far riprendere la natalità femminile. Per gli anni a venire non hanno fatto altro che scervellarsi a vuoto. Il mistero è rimasto irrisolto. Quelli dell'ultima generazione di donne che si sposarono alla fine ebbero figli, maschi, tutti maschi. Ad essere piene di studenti maschi erano non solo le scuole medie e superiori, ma anche i college e le università. Così è cresciuta una generazione che non aveva mai visto una femmina della sua età e questo ha causato un sacco di problemi. I ragazzi sono per loro natura molto esplosivi e ogni giorno si verificano conflitti. Se il più piccino dei bambini poteva ancora essere tenuto a bada, gli adolescenti stavano diventando decisamente indisciplinati. Si radunavano in partiti e associazioni cercando il loro posto nel mondo e combattendo con altre alleanze. Man mano che crescevano, crescevano anche le loro ambizioni. La lotta per il potere tra i giovani individui divenne smisurata. Tutti cercavano di dimostrare a tutti che valevano qualcosa. Alcuni lo hanno fatto con le parole, altri con mezzi meno pacifici. Gli anni passavano e il mondo stava diventando sempre più instabile. Tutti i minori di 40 anni erano maschi, senza eccezioni. Il pianeta stava rapidamente perdendo donne e le poche che c'erano erano trattate come regine. La differenziazione di genere divenne una materia obbligatoria nelle scuole perché c'erano sempre meno giovani uomini che sapevano cosa fosse una donna, giovane o anziana che fosse. Con il tempo però questo tema è passato da pratica a nozioni storiche. Dopo 100 anni è arrivata la recessione. Non c'erano più donne sulla Terra e anche la parola donna era diventata desueta. Le immagini di persone di sesso femminile ancora si trovavano nei film e nelle canzoni, ma erano piuttosto una stranezza dei vecchi tempi. Gli uomini, giovani e vecchi, le consideravano con sarcasmo. Era acqua passata e dovevano concentrarsi su preoccupazioni più pressanti, come il declino demografico. Non c'è da stupirsi di quello che stava succedendo. Nessuno dava più alla luce figli, quindi non c'erano nemmeno più maschietti. Niente più nascite. Gli asili erano tutti chiusi e abbandonati, le scuole ormai avevano sempre meno studenti, fino a quando non rimasero vuote.
I conflitti diventarono ormai routine nella vita quotidiana della nuova società, piena di individualisti ambiziosi incapaci di sentire amore o tenerezza nei loro cuori. Con un altro decennio la popolazione mondiale è diventata completamente adulta. Non c'erano più adolescenti e gli uomini del pianeta hanno iniziato a dimenticare come erano fatti i bambini. Solo il più anziano tra gli anziani ricordava bambini che correvano giocando. Ma nessuno riusciva a ricordare come fosse fatta una donna. Ma poi è accaduto un miracolo. Un laboratorio scientifico specializzato in modifiche genetiche ha improvvisamente informato il mondo che i suoi ricercatori sono riusciti a creare un embrione con due tipi simili di cromosomi XX. I maschi hanno due diversi tipi di cromosomi, X e Y, mentre le femmine ne hanno due dello stesso tipo. Poteva significare solo una cosa: quella che stava per nascere era sicuramente una femmina. Quando la notizia si diffuse, l'intero pianeta trattenne il fiato, ma ben presto l'incantesimo si spezzò. Alcuni pensavano che questa idea fosse una sciocchezza, altri si strinsero nelle spalle aspettando risultati più concreti, altri ancora si misero a pensare. In meno di un anno divenne evidenza che l'esperimento genetico era stato un successo. L'embrione era vivo e vegeto, crescendo all'interno di una fiala speciale con tutto ciò di cui aveva bisogno. Gli scienziati lo monitoravano giorno e notte e tutti i governi del mondo gli garantirono massima sicurezza. Avevano tantissima paura di rovinare tutto, ma comunque trovarono un modo per accelerare lo sviluppo del bambino. 6 mesi dopo aprì gli occhi e fece il suo primo respiro. La notizia fece scalpore in tutto il pianeta, la prima femmina dopo più di 100 anni. Rimase in laboratorio costantemente sorvegliata e a nessuno, tranne al team di ricerca, fu permesso di andarla a trovare. La fecero vedere a tutti una volta sola per fornire prova inconfutabile che non si trattasse di una menzogna. Era davvero il più grande tesoro dell'umanità. E il suo nome era Aurora. Quando compì 18 anni, le diedero finalmente un po' di libertà, ma non smisero mai di sorvegliarla per il suo bene. Incontrò persone, parlò con loro e le persone chiedevano di lei, non avendo mai visto una cosa così. Aurora divenne una grande celebrità del mondo. Tutti volevano parlare con lei o almeno guardarla anche solo un attimo. Alla fine organizzò un meeting collettivo a cui fu invitato chiunque fosse interessato. Il grande giorno, Aurora era seduta su una sedia altissima, simile a un trono, circondata da schermi giganti che la proiettavano a tutto il mondo. Davanti a lei si erano riuniti milioni e milioni di uomini che la guardavano storditi, non credendo ai loro occhi. Facevano domande e lei dedicò ore a rispondere. Ma dopo un po' si alzò improvvisamente e un velo di silenzio si stese sull'uditorio. Aurora, era chiaro, stava per dire qualcosa di importante. E così disse: «Uomini del mondo, ho risposto alle vostre domande con cura, ma ora vi prego di ascoltarmi». Sono felice di vedervi qui e in questo giorno spettacolare vorrei presentare il dottor Arav Suresh, che potete chiamare mio padre, credo. Per favore ascoltatelo, questa notizia probabilmente sconvolgerà le vostre vite. Tutti gli occhi erano sull'uomo ora, nessuno disse niente, rimasero tutti col fiato sospeso. Il dottor Suresh si schiarì la voce e disse: «Cittadini del mondo, è con mio piacere che oggi vi dico che dopo tanti anni la nostra ricerca è finalmente giunta a una felice conclusione. Grazie al materiale genetico di Aurora siamo stati in grado di creare diversi embrioni. Sono tutti vivi e vegeti, presto vedranno la luce 18 nuove vite e 5 di loro sono donne. Noi, io, devo ringraziare Aurora per questo. Grazie, mia amata figlia». E con queste parole abbracciò Aurora come un vero padre e lei ricambiò l'abbraccio. Il silenzio durò qualche istante, ma sembrava come se il mondo fuori fosse esploso. Altre 5 ragazze, 13 ragazzini. I bambini avrebbero di nuovo camminato sulla Terra. C'era ancora speranza per l'umanità, dopo tutto. Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, allora metti like al video e condividilo con un amico. Ed ecco altri video che penso ti piaceranno. Basta cliccare a sinistra o a destra e rimarrai con noi sul lato positivo della vita.